Alleluia. Gloria a te, Signore. Tu sei vivente. Alleluia. Noi vogliamo tenere gli occhi su di te, fissi, Gesù, perché tu hai dato la vita per noi. Tu sei morto per noi e ora vivi. Siedi alla destra di Dio. Noi vogliamo contemplare te, ascoltare da te, Gesù. Apri la nostra mente, i nostri cuori, finché possiamo intendere la tua parola per mezzo del tuo Santo Spirito. Ti ringraziamo, ti benediciamo nel nome del tuo Santo. Amen. Possiamo accomodarci. Alleluia. Gloria a Dio. È una mattinata di gloria. Alleluia. Ogni volta che ci incontriamo, fratelli, è una benedizione, dice la Scrittura, no? Alleluia, perché quando ci troviamo Dio vuole manifestarsi in maniera speciale. E la mia preghiera è che anche oggi possa essere così. Abbiamo bisogno di Lui per questo. Io oggi ho ancora l'onore e il privilegio di poter condividere con voi alcune meditazioni, e proprio sono riflessioni che ho la gioia, ti dicevo, di condividere con voi, e sono un pochino il capitolo 2, il proseguo, così, di una parola che portai forse l'anno scorso, tempo fa, in cui parlando della resurrezione di Cristo, avevamo visto come Gesù entrava a porte chiuse, no? Dove erano riuniti i discepoli. E quelle porte chiuse rappresentavano le paure dei discepoli, ma Gesù appare in mezzo a loro. Alleluia! Lui non si è fermato alle porte chiuse, alle paure, ma viene per portare la sua gloria. E questo è un po' così il proseguo, e nella sua grazia ho potuto comprendere altre cose pratiche nella mia vita. Prendiamo Luca al capitolo 24, vi chiedo di prendere Luca, al verso 36, Luca 20, Evangelo di Luca, capitolo 24, verso 36. Dice la parola: ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. E, detto questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: com'è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Amen. Alleluia. Quindi, un episodio meraviglioso, glorioso, che tutti conosciamo e offre tanti spunti di riflessione. Io mi sono fermato in alcune parti che hanno toccato la mia vita, e prego sia anche per voi. Credo che sia importante, quando parliamo della resurrezione di Cristo, fare una premessa. Perché la resurrezione di Cristo, fratelli, non è un optional, è il fondamento della nostra vita cristiana. Infatti in Prima Corinzi, al capitolo 15, ci sono alcune parti, alcuni fondamenti per noi cristiani che hanno alla base la resurrezione di Cristo. Il primo è la nostra fede. Dice l'Apostolo Paolo: se Cristo non fosse risorto dai morti, vana sarebbe la nostra fede. Alleluia. La nostra predicazione, perché dice, dopo lo leggeremo, se noi predichiamo un Cristo che non è risorto, siamo falsi.
la nostra testimonianza, il perdono e la vittoria sul peccato e sulla morte. Se Gesù non fosse risorto, fratelli, dice l'Apostolo Paolo, saremmo ancora morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Ma lui dice, Paolo, poiché Cristo è risorto, primizia di quelli che sono morti, abbiamo la vittoria sul peccato. Alleluia! Dice, la parola conferma il nostro fondamento, dice, lo leggo io, ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la nostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, e se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Dice al 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Amen. Tutte le altre religioni, fratelli, sono state fondate da uomini e profeti, la cui fine è stata la tomba. Come cristiani troviamo conforto, ma non solo, vittoria, nel fatto che il nostro Dio divenne uomo, morì per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno. Alleluia! Gloria a Dio, l'abbiamo anche cantato, la potenza della risurrezione di Cristo. La tomba non poteva trattenerlo, egli vive e siede oggi alla destra di Dio Padre nei cieli ed anche intercede per noi. Romani 8:34, se lo vogliamo leggere. Quindi, mentre parlavano di queste cose i discepoli, alleluia, mentre si confrontavano, no, con i due sulla via di Emmaus, sono tornati a Gerusalemme, abbiamo visto Cristo. A meno, sembrava di aver visto Cristo, perché era una cosa ancora molto, molto da confermare, una cosa che veramente provocava nei loro cuori turbamento, anche come vedremo dopo. Ma mentre parlavano di queste cose, Gesù appare. Mentre i suoi si stanno confrontando, interrogando sul fatto di aver visto Gesù, lui compare in mezzo a loro dicendo pace a voi. Ho riflettuto e ho ringraziato il Signore, fratelli, perché ancora oggi Gesù Cristo è la nostra pace. Alleluia. È la nostra pace. Non è scontato, fratelli, che abbiamo la pace di Cristo. Dobbiamo essere riconoscenti profondamente. Alleluia. E oggi Gesù è la nostra pace e vuole darci pace. La riconoscenza profonda, infatti, credo che sia dovuta al Cristo che vive dentro di noi, perché è solo ed esclusivamente per la sua grazia che possiamo sperimentare la sua pace nei nostri cuori. Isaia 48:22 ci dice, lo prendiamo un momento, Isaia 48:22, vediamo cosa dice la scrittura. Isaia 48:22 dice il Signore, non c'è pace per gli empi, dice il Signore, non c'è pace per gli empi, fratelli. Ecco che quindi, quando consideriamo quelli che non hanno pace con Dio, ecco che lì deve sorgere un ringraziamento profondo a Cristo. Grazie Gesù, perché tu sei la mia pace. Nonostante quello che succeda, tu sei la mia pace. Fratelli, ma questo è un miracolo, è una cosa gloriosa di Cristo, alleluia, che solo Lui ci poteva dare. Quindi, per gli empi, per coloro che non credono, che rifiutano di credere a Cristo, non c'è pace. In semplici parole, se non c'è Gesù non c'è pace. La riconoscenza dunque profonda a Gesù per questa pace, pace che non deriva dalle cose di questa terra, fratelli, alleluia, né dai soldi, né dalla posizione sociale, né dal lavoro, né dalla famiglia, né dagli amici, nemmeno dai fratelli, alleluia, ma che ha in Gesù e nel suo sacrificio la sua forza e il motivo di esistere. E infatti grazie a Gesù Cristo che oggi noi credenti, come dice la parola, abbiamo fatto pace con Dio. Abbiamo fatto pace con Dio. Alleluia.
pace data dalla certezza di essere nella giusta posizione davanti a Dio. Alleluia, fratello, se sei nella giusta posizione davanti a Dio, non ti vantare, non ti gloriare, perché Paolo dice l'unico vanto è la croce di Cristo ed è la grazia di Dio, alleluia, che la tua pace sia una testimonianza per gli altri affinché tu possa portarlo a Cristo, alleluia. Quanto è meraviglioso, abbiamo la pace con Dio per mezzo di Cristo, dice Romani 5:1. Ed è in virtù di questa nuova relazione di pace e grazie alla morte di Cristo che nei nostri cuori sono state riversate tutte le benedizioni di Dio in Cristo Gesù. Sono state riversate da Dio nel momento in cui abbiamo riconosciuto Cristo come nostro Salvatore. Amore, perdono, giustizia, misericordia, compassione, bontà, fedeltà, benevolenza, gioia, vittoria. Romani 5:1 dice, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Quindi viene, dice, pace a voi, una pace inoltre sulla quale, fratelli, dobbiamo attentamente vigilare, affinché il nemico non ci inganni e non abbia il sopravvento e ci faccia vivere una vita di confusione, turbamento, preoccupazione e disperazione. Anche se c'hai Cristo e Lui è la tua pace, puoi essere ingannato dal diavolo e vivere del turbamento, della preoccupazione, vivere dell'ansietà. Questa è stata la mia esperienza, non so se è stata anche la vostra. Quindi come possiamo vigilare su questa pace che Dio ci dà? In Isaia 26:3 lo prendiamo, dice il Signore, Isaia 26:3, gloria a Gesù, dice la scrittura che a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace perché in te confida. Quindi c'è una nostra parte, fratelli, quella di avere fiducia nella parola di Dio, di avere fiducia in Dio, alleluia. Questa è la nostra parte, non solo, quindi continuando a confidare nel Signore e nella sua parola, avendo cura di metterla in pratica e di ubbidire ad essa. Quando anche però, fratelli, dovessimo essere purtroppo ingannati e raggirati dal nemico, a me è successo, quando anche dovesse succedere, l'onnipotente amore di Dio ci incoraggia e sostiene con questa parola. Isaia 54:10, dice il Signore, anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace, alleluia, sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te, gloria a Dio. Oh, meraviglioso il Signore, fratelli. Quindi Gesù dunque appare in mezzo ai suoi e per portare la sua pace. Similmente anche nei nostri cuori Lui vuole portare la sua pace ed interviene perché ci ama, nel bel mezzo tante volte delle nostre perplessità, dei nostri interrogativi, alleluia, dei nostri dubbi, delle nostre incertezze. Lui interviene, appare, perché nel suo amore perfetto non vuole mai lasciarci con dei dubbi o con delle perplessità. Lui non vuole mai che il nostro cuore sia con del dubbio o delle perplessità. Ecco perché Cristo interviene, perché ti ama. Alleluia. Torniamo a Luca, versi 37-38. Dunque Gesù appare, ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma. Alleluia. Mi sono messo anch'io nei panni dei discepoli, ho detto probabilmente anch'io avrei avuto un certo spavento. Gesù dunque appare a dimostrazione che Lui è risorto, è veramente risorto, ma i Suoi discepoli sconvolti credono di avere davanti un fantasma. Fantasma, fratelli, inteso come spirito di persona che è morta, defunta, senza carne e ossa. E a questo proposito vorrei aprire una parentesi, se me la concedete, piccola, riguardo a questo argomento.
la parola di Dio affinché non andiamo in confusione. La parola di Dio infatti ci ricorda con chiarezza che esistono esseri spirituali, angeli e demoni. I primi sono fedeli a Dio, lo servono, sono giusti e santi, gli angeli. I demoni invece sono decaduti, ribelli e sono contro Dio e vengono per portare morte e distruzione. Alleluia. Quindi credo sia importante soprattutto ai giorni nostri, fratelli, fare queste precisazioni, che abbiamo chiarezza in questo. Oggi va molto di moda il paranormale, le apparizioni. In Seconda Corinzi, capitolo 11, verso 14, la parola ci dice chiaramente che anche Satana si potrà vestire da angelo di luce. Alleluia. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando alla Chiesa riferendosi a dei falsi fratelli, però le manifestazioni del diavolo possono essere diverse. Ecco perché dobbiamo vigilare, fratelli, e vegliare. Stiamo vivendo queste cose oggi. Quindi stiamo dunque attenti, fratelli, le apparizioni di persone defunte, di morti, che compaiono per parlare, non vengono da Dio. Amen? Alleluia! È bello avere chiarezza in questo, fratelli. Quindi i morti non possono venire a apparire per parlarti. È una cosa che va contro Dio. Vigiliamo. In Deuteronomio 18... dice il Signore, Deuteronomio 18, sono cose che Dio odia, dal 10 dice: non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. Amen. Quindi, mi ricordo quando ero ragazzino, andava di moda fare le sedute spiritiche, no? So se va ancora di moda adesso tra i ragazzi. Cose sataniche, diaboliche, non vengono da Dio. Perché Gesù appare in carne ed ossa. Alleluia. E la scrittura è anche chiara riguardo al fatto che dopo la morte il morto non può apparire. Dopo la morte avviene il giudizio. Ebrei. O vita eterna con Gesù o inferno, perdizione eterna, senza Cristo. Andiamo avanti. Gloria a Dio. Dopo avremo degli spunti di preghiera. Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Quanto è meraviglioso Gesù. Sono due domande molto, molto normali e ovvie. Perché siete turbati? Perché nascono dubbi nel vostro cuore? Due domande ovvie e queste mi sono sembrate una prima lettura. Però dopo ho potuto realizzare in questa domanda un aspetto meraviglioso dell'amore di Gesù che ha molto toccato il mio cuore. Come sappiamo, infatti, Gesù Cristo è onnipotente, Gesù Cristo è onnisciente, ma comunque, quindi vuol dire che può ogni cosa e conosce ogni cosa. Ma che bello, comunque Gesù dice, perché siete turbati? Perché avete dei dubbi? Alleluia, fratelli, figlio di Dio. Come mai? Ho riflettuto e ho visto questo amore di Gesù. Lui, nonostante conosce quello che c'è nel tuo cuore, Lui ti chiede il perché. Sapete perché? Perché Gesù non è superficiale. Alleluia. Gesù vuole andare in fondo al tuo cuore. Gesù non ti vuole lasciare con qualcosa, con un residuo nel cuore. Gesù vuole completamente liberare il tuo cuore. Gesù dice perché sei così? Perché Gesù non è superficiale. Non è come noi, fratelli, che ci fermiamo all'apparenza. Lui va oltre. Alleluia. Nonostante lo sappia, però chiede perché sei così? Non è superficiale Gesù. Non si ferma all'apparenza, ma vuole andare in fondo a risolvere queste questioni alla radice. Difatti, non a caso, le domande che Gesù fa riguardano stati interiori del cuore, perché è lì che Lui vuole sempre agire. Alleluia! Quando hai a che fare con Cristo, non hai a che fare con una persona del mondo, hai a che fare con l'Onnipotente, con colui che conosce cosa c'è nel tuo cuore. Gloria a Gesù! In secondo luogo, queste domande mi hanno fatto comprendere
come suo figlio, che nella mia relazione con lui, anche se lui sa perfettamente le cose, lui vuole che tu, che io mi apra. Alleluia. Oh, Gesù Cristo cerca sempre un dialogo con noi, fratelli. Alleluia, che meraviglia. Lui è l'amico fedele, dice la scrittura, l'amico con cui puoi parlare di tutto, puoi svuotare il sacco. E lui è lì per ascoltarti, non solo, ma per liberarti, per guarirti. Gloria a Gesù. Perché siete turbati? Alleluia. Salmo 62,8 dice, oh gloria a Dio, e non è sempre scontato parlare con Gesù, eh? È una cosa che è lui che ci invita a farlo. Alleluia. Perché altrimenti noi saremmo molto chiusi molte volte, ma lui ci invita. Perché? Ci fa delle domande. Oh, quanto è meraviglioso Cristo. Salmo 62,8, confida in lui in ogni tempo, oh popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Alleluia. Fratelli, dopo avremo un tempo in cui possiamo aprire il cuore in presenza di Dio. È una parte fondamentale della nostra vita con Cristo. Alleluia. Come dice sempre anche il pastore, lui vuole sentire la nostra voce, anche la voce del cuore. Quindi, al verso 39, Gesù fa un invito. Un invito a rivolgere lo sguardo a Lui. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Che meraviglioso invito, quello che Gesù rivolge ai suoi per incoraggiarli a credere, per incoraggiarli a credere, affinché i dubbi che hanno nel cuore spariscano. Quale meraviglioso atteggiamento di Gesù, fratelli, che viene incontro alla nostra incredulità. Gloria a Dio. Viene incontro soprattutto ai nostri dubbi. Non per giudicarci, ma per incoraggiarci. Vi ricordate con Tommaso? Lui arriva, viene, appare per lui. Dice: Tommaso, sono qua. Vieni, tocca. Va incontro ai dubbi, ai nostri dubbi, per incoraggiarci a credere in lui. E lo fa mostrandoci il modo, spiritualmente, oggi. Ci incoraggia a guardare a lui, a contemplare il suo volto. Fratelli, Gesù ci incoraggia sempre a credere in lui. Lui non ci scarterà mai, non ci giudicherà mai. Potrebbe dire, come i discepoli, ma dopo tanto tempo che sono con voi, ma lui ci incoraggia sempre, alleluia, attraverso la sua parola. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate. Perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo, mostro loro le mani e i piedi. Gesù fa un invito a guardare a sé, dopo fa un invito più profondo. Toccate, venite, toccate. Le mani e i piedi. Alleluia. Alleluia. Credo che sia un invito ancora più bello, fratelli, più glorioso, e ha a che fare con la nostra vita di cristiani. Difatti gli dice: toccatemi. Ho pregato dicendo: Signore, che cosa significa per me oggi toccarti? Prima Gesù invita in un primo momento a guardarlo, successivamente li invita a toccarlo. Personalmente credo che questa parola abbia a che fare con il fondamento della nostra vita cristiana. Il fondamento della nostra vita cristiana. Infatti dice Gesù: toccatemi. E al verso 40 dice che mostra le mani e i piedi. Ho riflettuto, perché le mani e i piedi? Gloria a Dio. Perché quelle mani e quei piedi non sono più come erano prima. Alleluia. Sono state forate dai chiodi. Sono state forate dai chiodi. Spiritualmente sono stato convinto, incoraggiato ad avere esperienza tangibile e a sperimentare il significato
profondo delle mani e dei piedi forati di Cristo. Con che cosa ha a che fare? Difatti, come Gesù voleva che i suoi avessero esperienze e toccassero con mano la realtà della sua morte e risurrezione, così lui vuole che oggi io realizzi nel mio cammino con lui la realtà delle sue ferite, alleluia, e dei chiodi. Ma che cosa rappresentano le sue mani e i suoi piedi forati? Nel libro del profeta Isaia, come sappiamo, non lo prendiamo, dice la parola che egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Amen. Ma credo che ci sia qualcosa di più. Infatti quelle ferite testimoniano, alleluia, di una morte. Testimoniano di una morte, e più precisamente di un corpo che è stato trafitto e ucciso. Quel corpo, fratelli, è il mio corpo, è la mia vecchia vita, è la tua vecchia vita, è il tuo vecchio uomo. Gesù vuole che tu fai esperienza della morte con Lui, della morte a te stesso, alleluia, affinché ci sia la vita di Cristo, alleluia. So che questa è una parola che fa male alla carne, lo so, fa male anche alla mia, ma questo manifesta la gloria di Cristo, alleluia. Fratelli, non c'è vita di Cristo se non c'è morte mia, questo dice la Scrittura, alleluia. Che meraviglia! Grazie Gesù, gli invita ad avere esperienza con le mani e i piedi forati. È vero, la croce è un evento che è successo 2000 anni fa, ma io giorno per giorno, alleluia, devo avere esperienza di questa morte a me stesso, dice l'Apostolo Paolo. Gloria a Dio, dice che se sono veramente morto con Cristo, allora sì che cammino in novità di vita. Alleluia, e se tu vuoi una vita veramente nuova che manifesti la gloria di Dio, prima c'è una morte, alleluia, non dimentichiamocelo fratelli, lo so che fa più piacere sentire parlare di bontà, di amore, di misericordia e perdono, ma questa è la realtà di Cristo, dice l'Apostolo Paolo, dopo lo andremo a leggere, oh, grazie Gesù. Quindi più precisamente questo corpo, fratelli, inteso come vecchio uomo, quello che eravamo prima di conoscere Cristo, è stato crocifisso, è stato ucciso, inchiodato. Quindi quella vecchia vita corrotta, piena di orgoglio, di amore per se stessa, egoista, superba, nemica di Dio, è stata inchiodata. Romani 6, capitolo 6, verso 6, dice, Romani 6, 6, gloria a Gesù, sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso, alleluia, è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato, alleluia. Gesù vuole che vivi questa, la tua nuova vita, non servendo il vecchio uomo, ma servendo lui in novità di vita, vuole che tu fai frutti di giustizia alla gloria di Dio, alleluia, però c'è un prezzo. Amen. Gesù l'ha detto, fratelli, è che molte volte lo scartiamo, alleluia, ma oggi è una giornata gloriosa in cui possiamo dare ancora il nostro cuore a Gesù, alleluia, possiamo arrenderci a Cristo. Sono stato portato, fratelli, personalmente dallo Spirito a considerare, ma soprattutto a fare esperienza nella mia vita pratica delle mani e dei piedi forati. Ma perché è di fondamentale importanza che io consideri tutto questo? È vero. È vero, Gesù ha detto che ci riconosceranno dall'amore, ma quando Gesù era su questa terra, fratelli, lui non aveva mezze misure. Amen? Alleluia! E non vuole neanche che ci siano nella mia e nella tua vita, perché un giorno dovremo incontrare Lui, perché siamo in questa vita per dare gloria a Lui, siamo in questa vita per vivere Cristo, se veramente abbiamo gustato quanto Lui è buono, dice la Scrittura. Oh, Santo! Quindi, perché, dicevo, è così di fondamentale importanza? Perché se nel mio cuore c'è veramente il desiderio di essere discepolo di Gesù, se nel mio cuore c'è davvero il desiderio di essere discepolo di Cristo, non ci deve essere più spazio per me stesso, non ci deve essere più spazio per il mio io, non ci deve essere più spazio per l'orgoglio, non ci deve essere più spazio per la superbia della mia vecchia vita. Non devo più essere gonfio di diritti da difendere, alleluia!
Oh Gesù, grazie! L'affermazione infatti che Gesù fa nei Vangeli e che sentiamo spesso ripetere non lascia spazio a dubbi. Nel Vangelo di Matteo, infatti, Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, afferma che, lo sappiamo, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Alleluia! Che bello prendere la parola di Dio nella sua completezza. Alleluia! Questo è il Vangelo di Cristo. Quindi, siamo chiamati ad avere, o almeno sperimentato questo, e desidero sperimentarlo tutti i giorni, avere comunione con le mani forate di Cristo per manifestare la gloria di Cristo. Alleluia! E per essere di testimonianza. Ma qual è la mia parte in tutto questo, fratelli? Perché è vero, potremmo dire, Gesù è già morto, è una realtà, è una cosa già successa, ma c'è anche una mia parte. In Filippesi al capitolo 2, i versetti dal 5 all'11 li prendiamo, Filippesi capitolo 2, dal 5 all'11 dice, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Alleluia! Vedete, tornano i chiodi. In che cosa? Nell'umiliazione di Cristo. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Alleluia! Quel perciò vuol dire che è stato innalzato perché si è umiliato. Gloria a Dio! Alleluia! Ed è la stessa cosa con noi, fratelli. Non dice forse la scrittura, umiliatevi sotto la potente mano di Dio ed Egli vi innalzerà a suo tempo. Alleluia! Oh, gloria a Gesù! Quindi, qual è la mia parte? In Filippesi viene descritta l'umiliazione volontaria di Cristo. Fratelli, ricordiamo volontaria. Cioè, Gesù non è poverino, è un martire. Poverino Gesù, no! Gesù è venuto apposta. Ha sofferto volontariamente, ha rinunciato volontariamente, fratelli, l'ha fatto con desiderio di salvarti, di darti la nuova vita, gloria a Dio, non è un poverino che purtroppo gli è successo quello, no, questa è la gloria del Cristo che si è umiliato. Quindi in particolare al verso 5, fratelli, c'è un'espressione molto, molto importante, dice... Abbiate in voi lo stesso desiderio, sentimento che è stato in Cristo. Alleluia. E qui Paolo, fratelli, sta parlando alla Chiesa, no? Sta parlando ai pagani. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo. Tradotto nella traduzione originale dice lo stesso pensare e di conseguenza lo stesso agire. Quindi alla luce di questa scrittura, fratelli, ho considerato quante sono ancora le cose della mia vecchia vita alle quali mi aggrappo ancora gelosamente. Perché Gesù dice che non ha considerato l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi. No, l'ha lasciato, ha rinunciato. Quante sono ancora le cose della mia vecchia vita alle quali io mi aggrappo? Ce ne sono tante, alleluia. Diritti su me stesso. Fratelli, i diritti ce li ha Cristo su di te. Non ce l'hai più tu, alleluia. Che meraviglia. L'apostolo Paolo con gioia poteva dire Paolo schiavo di Cristo. Schiavo di Cristo, alleluia. Che Gesù possa fare di noi dei suoi schiavi, veramente. Quindi diritti su me stesso, preconcetti, pregiudizi. Considerazione degli altri, autostima, tutte cose della vecchia vita, fiducia in me stesso. Ma prendendo l'esempio di Cristo, io posso rinunciare a queste cose, posso umiliarmi e dire Gesù, io non ho diritti su me stesso, ce li hai tu. Come tu ti sei umiliato, dice Paolo, abbiate in voi lo stesso sentimento, ci sia la stessa cosa nei vostri cuori. Alleluia. Ciò che dice la scrittura successivamente è che Cristo si spogliò di se stesso,
Letteralmente la traduzione è svuotò se stesso. Oggi, fratelli, è una giornata di gloria in cui possiamo fare un passo di fede importante. Gesù, quando invita i discepoli, di fatto li invita a fare un passo di fede. Alleluia. Venite, dice, fai un passo di fede verso Cristo. Poi non ti preoccupare, c'è la potenza dello Spirito Santo che opererà. Alleluia! Gloria a Dio! La conferma, fratelli, di questo passo di fede e di questa rinuncia ed umiliazione dinanzi a Cristo la troviamo anche in Colossesi, che vi invito a prenderlo, al capitolo 3, Colossesi 3 dice, dice: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Però dice una cosa: ora deponete. Ora deponete. Anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Gloria a Dio. Il termine deporre, fratelli, si ricollega a quello che abbiamo detto prima. Deponete dall'originale significa spogliarsi, e più precisamente togliersi come un vestito sporco. Alleluia. Quindi dobbiamo deporre tutto ciò che non onora Cristo nella nostra vita tutti i giorni e rivestirci di Lui. Amen. Perché se no non possiamo dare gloria a Cristo in questa vita. In poche parole, la vita di Cristo splende quando c'è la tua morte. Alleluia, gloria a Dio, ma è una cosa che fa male alla carne. Ecco perché dobbiamo agire in fede. E Gesù promette nella sua parola che se sono completamente unito a Lui in una morte simile alla sua, alleluia, lo sarò anche in una resurrezione simile alla sua, ma non solo quando morirò, fratelli, io lo desidero oggi, io lo desidero adesso in questa vita, desidero adesso essere unito nella morte con Cristo al mio vecchio uomo e manifestare i frutti di Dio, alleluia. Quindi dice Paolo che se io sono unito completamente, altresì sarò unito in una resurrezione, in una vita risorta. Grazie Gesù. In pratica, fratelli, per fede, se io mi identifico nella morte di Gesù, nello stesso momento in cui mi identifico, sto glorificando Cristo. Alleluia! Cioè, non è una cosa che ci vuole... Nello stesso momento che muoio a me stesso, sto manifestando i frutti di Cristo, fratelli. Alleluia! È che costa la carne. Amen. Oh, grazie Gesù. Sì, perché è questo in ogni area della mia vita. E questo in ogni area della mia vita. Che bello, fratelli, poter dire: c'è questa tentazione, sono morto. Alleluia. C'è questa offesa, sono morto. C'è questa ingiustizia, sono morto. Alleluia. C'è questa calunnia, sono morto. C'è questa collera, questa ira, sono morto. Alleluia, è stata inchiodata. Con gioia Paolo poteva dire: per me il mondo è stato crocifisso, io sono stato crocifisso per il mondo. Alleluia, questa è la vita di Cristo, del Cristo risorto che tanto proclamiamo. Sì, perché il potere del peccato è Cristo che l'ha spezzato. Alleluia, la morte è Lui che l'ha vinta. Alleluia, la mia vecchia vita è Lui che la crocifissa, e posso per fede in questa realtà già avvenuta, fratelli, crediamolo, identifichiamoci con la croce, perché solo così manifesteremo i frutti di Cristo. Oh, solo in questo modo, questa realtà già avvenuta, e per la potenza dello Spirito Santo, alleluia, possiamo camminare ogni giorno in novità di vita. Oh, gloria a Gesù Cristo. Sto quasi per terminare. Alleluia. Comunione con le mani e i piedi forati.
Oggi possiamo avere questo, fratelli. Al verso 41, mi avvio alla conclusione, dice che per la gioia non credevano ancora e si stupivano. Per la gioia non credevano ancora e si stupivano. Ho detto, Signore, ma si può non credere dalla gioia? Alleluia. Dalla gioia non credevano. Sembra. Si può non credere dalla gioia? Ovviamente non parla di incredulità in quanto peccato. Però perché dice che la causa era la gioia. Erano talmente contenti che non credevano, facevano fatica a realizzarlo. Alleluia. Ho detto, Signore, si può non credere dalla gioia? Allora ho detto, sì, nella mia esperienza posso testimoniare di sì. E credo che abbia a che fare con la sua grazia e con il suo amore. Ovviamente credo, sì, che non si riferisca all'incredulità in quanto peccato, perché dice che è per la gioia che non credevano. Ho riflettuto e ringraziato Gesù perché, fratelli, non è forse questo che proviamo quando siamo amati e perdonati nonostante la nostra grande miseria da Cristo? Alleluia! Cos'è che proviamo? Abbiamo la gioia della grazia di Cristo, ma a causa del suo grande amore, nonostante quello che siamo, siamo stupiti e a fatica crediamo che ancora Egli ci dia un'opportunità. Alleluia, fratelli. Non so se a voi è successo, a me succede spesso. Signore, come fai ad amarmi nonostante io sia così? Alleluia. Come fai ad amarmi nonostante le mie schifezze, fratelli, che ci sono? Alleluia. Non qua, quando sono a casa. Alleluia. Ma io sperimento la gioia che faccio fatica a credere. Sperimento l'amore di Cristo che nonostante quello che sono mi ama e mi dà un'altra possibilità. La gioia che non mi fa credere, mi fa fatica, fatica a credere. Alleluia. Ma Gesù, come abbiamo detto anche martedì, è l'Iddio delle opportunità. E anche oggi, fratelli, ti dà un'opportunità, mi dà un'opportunità, dopo pregheremo. Oh, grazie Gesù. Arrivo verso la fine. Quindi Gesù dopo ricorda c'è prima il pezzo in cui passo dove Gesù mangia il pesce. Questo ricorda la comunione che lui vuole avere con i suoi fratelli. Noi non mangiamo con chiunque, no? Mangiamo con coloro con i quali vogliamo avere intimità. Alleluia. Poi disse Gesù, ci ricorda, anzi dice ai suoi discepoli, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei salmi, nei profeti. Citando tutto l'Antico Testamento, Gesù dice ai suoi, io sono quello che doveva venire, che dicevano loro. Gesù in pratica dice, io sono l'adempimento, alleluia, di tutte le scritture. Sì, perché tutta la Bibbia si riassume nell'opera e nel sacrificio di Cristo, alleluia. Quindi lui è l'adempimento di tutte le scritture. Per comprendere questo però, come oggi, abbiamo bisogno che lui apra la nostra mente attraverso il suo Santo Spirito. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro, così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che, che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. Fratelli, questo è il mandato che Gesù dà ai suoi e a ognuno di noi. Allora ho detto, Signore, qual è il tuo mandato? È questo, predicate il ravvedimento dei peccati. Ho detto, Gesù, aiutami nella mia testimonianza a mantenere fedelmente questa parola. Non devo inventarmi cose strane, no. Il messaggio è sempre questo, ravvediti dai tuoi peccati. E in Cristo c'è il perdono. E la salvezza. Amen. Oh, che Gesù ci possa mantenere sempre fedeli quando testimoniamo di Lui con questo messaggio. Riguardo, quindi abbiamo detto la morte, la comunione con
le mani e i piedi forati che ci parlano della morte del nostro vecchio uomo, del nostro io. E a proposito di questo, vorrei citare un detto mondano. Lo sappiamo, no? Qua si dice spesso che se uno muore lascia i problemi agli altri. No? Non so se l'avete mai sentito. Quando uno muore finisce tutto, vabbè, finisce la vita, però in teoria finiscono i tuoi problemi, perché lasci tutto a quelli che sono vivi. Ma spiritualmente ha un significato. Quando noi moriamo noi stessi, noi non abbiamo più niente a che fare. Dopo sono cose che si vedono gli altri, perché noi siamo morti con Cristo. È la nostra morte, la nostra identificazione con Lui. Dopo i problemi sono degli altri, noi siamo morti con Cristo. Cioè, nel senso, non dobbiamo far valere le nostre ragioni. Alleluia, perché Gesù delle nostre ragioni se ne ride, fratelli. Alleluia, perché Lui le ha già inchiodate. Dice, queste non contano niente, conta la mia giustizia, conta quello che io faccio, conta la mia vita, la mia vittoria. Alleluia. Poi dice, e voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Si riferisce allo Spirito Santo. Ma voi, dice, rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Alleluia. La potenza del suo Santo Spirito. Gesù è asceso al cielo, ha lasciato il Consolatore nei nostri cuori, che ci annuncia tutto quello che dice Cristo, ci ricorda Cristo e ci porta a Cristo. Però qui dice che c'è una potenza dall'alto di cui abbiamo bisogno, fratelli. Dobbiamo essere rivestiti di potenza dall'alto, e questa è l'opera del suo Santo Spirito. Quindi abbiamo parlato di essere svuotati di noi stessi, di spogliarci di noi stessi, e non a caso dopo Gesù dice, perché siate rivestiti, alleluia, di potenza dall'alto. Chiamo il gruppo per cortesia. Ora loderemo, pregheremo il Signore e, come abbiamo detto, fratelli, è una giornata di gloria. Questa mattina io desidero, per la mia vita, deporre tutte le cose che non onorano Gesù. Perché Gesù Cristo mi riconosca come suo discepolo, io devo morire a me stesso, vivere nella morte a me stesso. Ora pregheremo, vi chiedo di alzarvi in piedi, affinché lo Spirito Santo possa veramente rivestire le nostre vite di potenza. Alleluia, abbiamo bisogno di Lui per vivere questa vita risorta. E io ti chiedo, se davvero desideri una vita morta a te stesso, ti chiedo di fare un passo di fede e di venire qua davanti. Alleluia. Perché se noi vogliamo che Cristo veramente viva, alleluia, dobbiamo pagare il prezzo della morte a noi stessi. Alleluia. E questa è una mattina di gloria. Invocheremo la potenza del suo Santo Spirito affinché tutto ciò che nella nostra vita ostacola questo cammino di vita nuova sia veramente debellato, sia veramente distrutto dall'opera dello Spirito Santo, affinché siamo rivestiti di potenza. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie Gesù Cristo, grazie Gesù per la tua parola. Oh, vogliamo avere comunione con le mani e i piedi forati ancora oggi, Gesù. Grazie perché hai inchiodato il nostro vecchio uomo. Grazie perché hai fatto di noi delle nuove creature. Ma quest'oggi noi vogliamo deporre, alleluia, vogliamo in fede deporre tutto quello che tu conosci. Oh, che magari gli altri non vedono, ma che tu sai, Signore, che sta ostacolando il nostro cammino con te. Tutto ciò che non ti glorifica. Alleluia. Oh, ora oggi voi deponete tutte queste cose, fate morire fornicazioni, impurità, desideri cattivi, malizia. Alleluia.
parole oscene, gloria a Dio, ira, collera, tutte queste cose le vogliamo deporre oggi ai tuoi piedi, Gesù. Alleluia, fai di noi delle persone nuove oggi, Cristo. Grazie Gesù, per la potenza del tuo Santo Spirito possiamo vivere una vita nuova, una vita di resurrezione, Gesù. Grazie perché non te ne fai nulla delle nostre ragioni, alleluia, ma tu ci hai inchiodato la vecchia vita. Alleluia, grazie Gesù, Spirito Santo, alleluia, abbiamo bisogno di te, Spirito di Dio, Spirito Santo, battezza i nostri cuori affinché siamo completamente uniti con Cristo, alleluia. Questo è il desiderio del Padre, che tu sia unito con Cristo, alleluia, alleluia.
Spirito Santo ti ricordi che sei morto con Cristo. Lascia che lo Spirito Santo ti riveli la tua nuova identità. Alleluia. Lascia che lo Spirito Santo ti riveli Cristo. Lascia che lo Spirito Santo ti riveli la realtà di Cristo, della sua resurrezione. Oh, grazie. Se siamo morti con Cristo, altresì vivremo con Lui. Alleluia. Oh Gesù, noi abbiamo fatto il passo di fede oggi. Ci affidiamo al tuo Santo Spirito. Abbiamo fiducia nella potenza del tuo Santo Spirito. Alleluia. Perché non è per forza né per potenza, ma è per il tuo Santo Spirito. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Grazie Gesù Cristo. Per fede vogliamo avere comunione tutti i giorni con quelle mani, coi piedi forati. Alleluia, affinché la tua vita piena sia manifestata a questo mondo. Alleluia. Grazie Gesù, perché tu lo fai per noi e noi confidiamo in te. Alleluia. E noi confidiamo in te. E noi confidiamo in te, Spirito Santo. E noi confidiamo in te, Gesù, nella tua parola. Più ti conosciamo, alleluia, più ti conosciamo, alleluia, più tu ci riveli chi siamo, alleluia, gloria a Dio, santo, alleluia, gloria a Gesù. Se vuoi ringraziare Gesù a voce alta, c'è tempo, c'è spazio, apri il tuo cuore a Cristo. Gesù. Alleluia. Alleluia. Grazie Gesù. Abbiamo preso posizione oggi, Signore. Abbiamo preso posizione oggi. Alleluia. E abbiamo deposto tutto ciò che non ti onora. Abbiamo preso posizione oggi in fede, in ubbidienza alla tua parola. E vedremo la tua gloria. Alleluia. Perché tu ce l'hai promesso. Alleluia. Che se noi ci umiliamo saremo innalzati. Sì, Gesù, alleluia. Grazie Gesù. Amen, alleluia. Gloria a Dio. Spirito Santo. Amen. Alleluia. Sharaka. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Sì, Signore. Amen. Amen. Alleluia. Lode a te, Gesù.
Gloria a Gesù Cristo. Dio, grazie Gesù Santo, gloria al tuo nome. Meraviglioso, alleluia, grazie Gesù, santo, 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 amen. Amen, sì Gesù, grazie, amen, alleluia, lode a Dio, amen, sì Signore, amen, amen, grazie, grazie, sì Signore, alleluia, amen, alleluia. Hallelujah.
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Tutto è compiuto. Gloria a Dio. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli. Santo, per la tua presenza e la tua forza, alleluia, alleluia. Shalaka. A colui che può preservarvi da ogni caduta, alleluia, e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Alleluia. Alleluia. Possiamo accomodarci.